Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carlo diceva che tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie. E lui diceva che per ognuno di noi Dio ha fatto un progetto unico e ripetibile. Basta pensare alle nostre impronte digitali, non ce n'è una uguale all'altra. Ecco. Quindi vuol dire che veramente il Signore per ognuno di noi è un progetto speciale. Certamente in potenza sta a noi poi porlo in atto per la nostra libertà che lui ci ha donato. Si può entrare in cielo con un cellulare in mano. È possibile pensare che oggi la santità non ha detto l'ultima parola, ma che la Chiesa vuole proporci dei nuovi modelli e il modello che Papa Francesco propone oggi è Carlo. Si vede proprio che lo propone come un modello per il buon uso dei nuovi mezzi di comunicazione sociale, di internet, di tutto quello che ruota intorno, WhatsApp oppure Facebook. Ecco, lui ha saputo usarlo a fin di bene, l'ha saputo usare per la diffusione del Regno di Dio. Carlo è veramente il santo ordinario, è colui che mette in pratica la frase che ripeteva Madre Teresa: non possiamo fare grandi cose, ma piccole cose con grande amore. Nato nel 1991, la sua è una vita ordinaria, va alla scuola materna, elementare, alle medie e poi alle superiori. È un giovane che cresce nel suo quartiere. Possiamo andare a scuola e annoiarci, bighellonare, ma per Carlo andare a scuola è un'occasione per incontrare i portinai dei palazzi, le persone che incontra per strada, e per ciascuno ha un sorriso, uno sguardo. Io ho conosciuto Carlo in seconda elementare. È stato uno dei miei amici più stretti fino perlomeno alle elementari e alle medie, e abbiamo condiviso un sacco di pomeriggi guardando film insieme, giocando. Eravamo due persone molto legate, e una delle cose che ho sempre apprezzato di lui è che era una persona molto semplice e non giudicava mai nessuno. Carlo aveva una grande passione che era legata all'informatica e tendenzialmente al fatto di fare dei video, spesse volte comici, utilizzando degli animali in casa, dei video buffi. E poi io non sono un grande esperto di informatica, quindi mi faceva vedere direttamente il prodotto finito ed erano dei video parecchio divertenti. No! Fa anche la depressione. A un centimetro. Davanti alla terra sotto il caffè. Sì, eccolo! Quando eravamo piccoli, con Carlo, giocavamo spesso a calcio come abbiamo fatto adesso. Ci siamo conosciuti quando avevamo 6 anni, durante un'estate, perché noi, io e mio fratello, passavamo l'estate alcune settimane a casa di mia nonna ad Assisi. Mio fratello aveva 12-13 anni
E mio fratello molte volte, come capita tra fratello grande e fratello piccolo, mi trattava male. E quando mi trattava male di fronte a Carlo, Carlo molte volte, anzi più di una volta, ha preso mio fratello e lo ha cacciato fuori di casa per mezz'ora perché mi trattava male. Al momento io non lo capivo, non riuscivo a capire la portata di quello che succedeva. Andando avanti ho capito che insomma dentro di lui c'era una persona speciale, una persona che ti tocca e ti resta dentro tuttora. Io tutte le notti quando vado a dormire faccio un pensiero per Carlo, perché è una di quelle persone che ti rimangono dentro. Carlo aveva una sensibilità differente riguardo alla religione anche quando eravamo piccoli. E io e mio fratello, magari rispetto a lui, abbiamo avuto un'altra educazione, ma Carlo, devo dire che cercava un pochino, sia a me che a mio fratello, di indirizzarci anche a noi verso un qualcosa di un pochino più spirituale. Eravamo sempre bambini, quindi il nostro scopo principale era giocare e divertirci. Ma quando facevamo le passeggiate per Assisi, col fatto che è una città ricca di chiese e di cultura appunto spirituale e religiosa, devo dire che lui ci teneva a portarci appunto in chiesa e solo a visitarla. C'è un momento nella vita di Carlo che trasforma ogni cosa, il giorno della sua prima comunione. Per lui si tratta di un vero incontro con Gesù. Da quel momento chiede ai suoi genitori di andare a messa tutti i giorni, non saltuariamente a Natale o Pasqua o solo la domenica. Si tratta di una decisione alla quale resta fedele fino al giorno della sua morte. Carlo si nutre tutti i giorni dell'Eucaristia ed è questa amicizia con Cristo Eucaristico che nutrirà la sua vita. La mamma di Carlo, che non era super impegnata nella fede e che talvolta aveva un rapporto un po' mondano con la fede cristiana, finisce per lasciarsi convertire grazie alla fede di suo figlio e sarà lui ad aiutare sua madre a diventare catechista. Carlo mi faceva tante domande, la mia ignoranza era enorme e sentivo la mia, diciamo, mancanza. E quindi per me Carlo posso dire proprio con assoluta certezza che è stato un piccolo salvatore, perché grazie a lui io ho cominciato a fare un cammino di fede. Per lui tutta la giornata verteva nell'incontro quotidiano con Gesù nella Santa Messa. Se facevamo un viaggio solo per far capire come lui ci tenesse, la prima cosa che faceva si informava della chiesa più vicina dove lui poteva partecipare a quella messa e non perdere quella messa a cui lui teneva tantissimo, ecco, questo incontro con Gesù e Eucaristia. E lui diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa accanto a Gesù, perché basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina e abbiamo Gerusalemme con noi. Quindi lui aveva ben chiaro il concetto che Gesù è veramente, realmente presente dove c'è un tabernacolo, ecco. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Carlo diceva che lui si sorprendeva che ci sono file chilometriche per andare a un concerto rock o per andare a una partita di football e magari per vedere, non so, l'ultimo film che è stato fatto. Però, dice, davanti al tabernacolo io non vedo queste file. E lui dice, ma com'è possibile? Ma noi abbiamo Gesù vivo e vero nei tabernacoli e queste file non ci sono. Quindi lui era molto consapevole e veramente convinto di questo. E lui a me diceva spesso che lui diceva che tanta gente prende il sole, no? Sta le ore davanti al sole, ma diceva davanti al sole ci si abbronza, ma davanti a Gesù e Eucaristia si diventa santi. E lui era profondamente convinto che questo rapporto con Gesù desse veramente, ti elevasse l'anima, ti cambiasse, ti aiutasse interiormente. Quando lui faceva l'adorazione eucaristica, lui diceva che veramente sentiva questa presenza forte
di Gesù dentro di lui, come se venisse quasi risucchiato dal tabernacolo. Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non si preoccupano invece della bellezza della propria anima? Carlo, nonostante sia figlio unico, non vive nella sua bolla. Adolescente, si impegna ben presto coi frati cappuccini per aiutare i senza tetto, servire dei pasti per i poveri di Milano. Quando era giovane, avrebbe potuto domandarsi: come faccio ad aiutare gli altri a 12-13 anni? Non ho che la mia paghetta. Ma lui non aspetta di avere grandi mezzi, quel poco che ha lo condivide. Come dice Madre Teresa di Calcutta, il bene cominciamo a farlo sotto casa. Lui prese molto sul serio queste parole. E sotto, noi viviamo in centro a Milano, sotto casa spesso avevamo questi clochard che dormivano nei cartoni oppure infreddoliti. E lui si era organizzato con questo suo domestico Rajas, che portavano tutte le sere parte della cena, oppure comprava con i suoi soldi dei saccappelli da regalare con la paghetta invece di comprarsi i giochi, le cose. Per Carlo, il cui miglior amico era Gesù, c'era qualcosa di importante nell'amicizia, il fatto di condividere questa amicizia con Cristo. I suoi genitori avevano un impiegato, Rajesh, nella casta dei Brahmini, la casta più elevata in India, ma senza soldi, che era arrivato in Italia per lavorare. Nella sua testimonianza, Rajesh racconta che l'unica persona a trattarlo con rispetto era quel ragazzino, che non lo considerava uno schiavo, ma un amico. Carlo ha voluto essere veramente amico di Rajesh e questa amicizia ha trasformato Rajesh. Buongiorno, io sono Rajesh. Volevo raccontare a lei che spesso venivamo qui con Carlo per fare i passeggiati, anche con il cane, e poi lui portava insieme, indietro con lui, i crispi. E ci divertiamo tantissimo qua, in questo parco. In ogni angolo che lo vedo ci sono dei ricordi. Non solo questo. Da quando che ho iniziato a lavorare con questa famiglia, è passato tanti anni, e quindi accompagnavo Carlo all'asilo, a giocare al parco, a McDonald's, alla chiesa soprattutto. E mi raccontava tante delle belle cose, come si fa per la comunione, la messa. E allora io, anche che lui era piccolo, lo estimavo più che il mio maestro, perché tutto quello che mi raccontava era una cosa veramente di gioia, e che toccava tutto il cuore direttamente quando mi raccontava tante delle cose sul Signore, della Madonna. E poi piano piano mi sono sentito di anche convertirmi da dentro. Era così piccolo, ma sono stato stupito che un bambino così piccolo mi dà tutto l'esempio della vita. Era un vero maestro per me, e per quello che sono convertito da indù a cristiano. Qui ci troviamo al centro Amici Carlo Acutis in Assisi. Questo centro è stato voluto dai genitori di Carlo, perché Carlo era un ragazzo che amava molto la natura e gli animali. Infatti in questo centro abbiamo anche diversi cani, pappagalli, uccellini di vario tipo, e inoltre questo centro serve anche come punto di ristoro, come punto di incontro per gruppi di ragazzi, di giovani che passano
lungo questa strada che porta all'eremo, avendo conosciuto la figura di Carlo tramite, diciamo, internet. Io premetto che saranno stati 25-30 anni che non andavo più in chiesa, ero proprio al di fuori della fede. Sono stato colpito dalla figura di questo ragazzino, tant'è che nel 2013, a settembre, ho voluto subito dopo, sapendo che lui era sepolto ad Assisi, recarmi al cimitero dove lui si trovava. Lì sono stato preso da una forte emozione e sono arrivato al pianto proprio, mi sono buttato sopra la tomba e non so quanto tempo sono rimasto lì a piangere. Da lì è nata tutta, è rinata praticamente la mia fede. Per Carlo l'informatica è prima di tutto una passione. Lui è quello che possiamo definire un geek, un appassionato delle nuove tecnologie. Carlo non ha ancora i social network, avrà una email. Carlo è il primo santo in cielo ad avere un indirizzo mail. Non aveva ancora Facebook perché non esisteva, ma possedeva le nuove tecnologie e il suo modo di usarle può ispirarci oggi. L'uso che ne fa non è solo sociale, ma anche missionario. Questo è impressionante. Per 2 anni pensa, come posso condividere la mia grande passione con i miei amici? Questa sua grande passione è Gesù, presente nell'Eucaristia. Come trovare le parole per condividerla con i giovani della sua età? Così fa delle ricerche, utilizza Google, Wikipedia, tutti gli strumenti su internet dove si possono trovare molte informazioni. Cerca di parlare ai giovani ricordando quello che all'epoca si era dimenticato. Spesso nella storia ci sono stati quelli che chiamiamo miracoli eucaristici, dei momenti in cui, in modo sorprendente e incomprensibile, ciò che era semplicemente pane, vino, diventa un pezzo del corpo e del sangue di Cristo. E questo è incredibile, perché è avvenuto molte volte nella storia. Perciò ciò che è impressionante è che Carlo dice, ebbene, devo riprendere tutti questi miracoli e farne una mostra dove voglio presentarli tutti. Mostra la testimonianza di preti, di fedeli e di come questo ha trasformato la loro vita. E questa mostra ha girato tutti i continenti, è stata, solo per dire, negli Stati Uniti in oltre 10.000 parrocchie, è stata ospitata in santuari come Fatima, come Paray-le-Monial, come Guadalupe, ecco. E questa mostra, che sta facendo tanto bene, continua a girare, perché poi noi l'abbiamo aiutato traducendola in tantissime lingue. Questa mostra proprio tocca i cuori di tante persone, ha aiutato tanti a riavvicinarsi a Gesù. E la cosa straordinaria è che ha creato una catena d'amore. L'unico problema è che qualche giorno prima della sua inaugurazione, Carlo comincia a sentirsi male, ad avere dei malori, a vomitare. I sintomi si aggravano a tal punto che sua madre lo porta all'ospedale. Carlo, diciamo, stava benissimo, non aveva avuto nessun segno e mi dicono i medici che la leucemia che ha avuto Carlo è silente. Lui è stato portato in ospedale, gli è stato subito comunicato che aveva questa malattia, che poteva anche morire. E Carlo disse, fece un po' una battuta, perché lui poi faceva spesso battute, era simpatico, disse, dice, il Signore mi ha dato una bella sveglia. Con un sorriso. E poi mi disse, mamma, io da qui non ne uscirò vivo, però vedrai che io ti darò tanti segni dopo. E in effetti Carlo non è uscito vivo, perché in 3 giorni è morto, perché questa malattia devastante, i blasti del sangue impazziscono e praticamente se l'è portata via veramente velocissimamente. Ecco. Quindi quando è morto è stato come di colpo un buio, nel senso come se non avessi, mi sono chiesto, ma forse non ho capito, forse mi sono illuso, magari
che ci fossero delle cose particolari, ma non riuscivo più bene ad avere dei riferimenti concreti, come essere di colpo in un buio senza più riferimenti anche sulla fede. E poi, un tassello alla volta, ci siamo accorti che no, c'era il disegno e che questo faceva parte del disegno. E una cosa dopo l'altra ci ha portato a rasserenarci, e credo che in queste difficoltà poi ognuno riceva delle grazie speciali che aiutano a sopportare il dolore, e soprattutto abbiamo avuto delle grazie che ci aiutavano a capire che non siamo in una lotteria impazzita, ma che c'è un disegno di amore dietro. Questo ci ha dato una grossa tranquillità, e col tempo almeno personalmente mi ha aiutato a guarire dal dolore di questa separazione così brusca. Poi gradualmente ci siamo accorti di un mondo che almeno personalmente non conoscevo, cioè delle persone che amavano Carlo fuori dalla famiglia, delle quali non ero assolutamente a conoscenza. E abbiamo avuto il funerale con la chiesa piena di persone che non conoscevo, il custode dello stabile di fronte a casa, altri custodi, altre persone addirittura di altre religioni, e abbiamo scoperto pian pianino una nuova vita con le testimonianze di queste persone. Il funerale era assolutamente unico, sembrava quasi una festa. Carlo Cutis è morto il 12 ottobre 2006, quindi nel 2011 si è aperto a Milano il processo di beatificazione. Nel frattempo Carlo ha fatto un miracolo in Brasile, si tratta della guarigione di un bambino affetto da una malformazione congenita al pancreas, che è guarito grazie alla sua intercessione. C'è stata una preghiera corale di tutta una parrocchia. Il parroco ha coinvolto i parrocchiani perché voleva far conoscere la figura di Carlo, che aveva conosciuto sui mass media. E nel giorno, il 12 ottobre, nel giorno in cui l'anniversario della morte, è stata celebrata una messa. Al termine della messa, questo bambino in collo al nonno ha chiesto di guarire, e da lì è venuta la guarigione miracolosa. Il primo passaggio è la consulta medica. C'è un collegio di medici che studiano il caso e devono dichiarare se è stato o meno spiegabile questa guarigione da un punto di vista scientifico. Nel caso di Carlo è stato votato all'unanimità, il 15 novembre del 2019, questa guarigione è stata veramente spiegabile dal punto di vista scientifico. Quindi si è passati dopo un mese al collegio dei teologi, che devono verificare se c'è un nesso tra la guarigione e l'invocazione a Carlo, e hanno riconosciuto che effettivamente anche loro all'unanimità che c'era questo nesso. Carlo per me è veramente il nuovo missionario di questo sesto continente sconosciuto che bisogna evangelizzare. Carlo fa parte della generazione dei pionieri. La morte di Carlo sicuramente mi ha fatto interrogare su il perché della vita, se esiste Dio, anche perché poi nel periodo dell'adolescenza sono domande che uno si pone. Perché credo? Perché sono io che voglio credere, o perché qualcuno che ti ha insegnato un certo modo di pensare e quindi io lo subisco passivamente? Quindi ho avuto un periodo di dubbio in cui appunto mi sono chiesta il perché della sua morte.
oltre al perché dell'essere religiosi e della cristianità, se fosse corretto, se fosse sbagliato, se fosse la cosa giusta. E crescendo e riflettendo adesso con quello che è accaduto e anche con il seguito che sta avendo la morte di Carlo, con le cose positive che ha fatto e con quanto sta aiutando le persone, devo dire che un po' mi ha aiutato anche a me, perché da che non credevo più appunto in Dio, nella cristianità e nella fede, nella vita dopo la morte, adesso devo dire che questo sentimento l'ho ritrovato. Carlo ha detto: essere sempre uniti a Gesù, questo è il mio progetto di vita. E questa frase mi colpisce molto perché mi ricorda che cos'è l'essenziale: essere sempre uno a uno nel cuore con Gesù. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 2 e 3. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Carlo ha conosciuto gli inizi di Internet ed è stato uno dei primi ad usare le nuove tecnologie per metterle al servizio della fede. Seguendo le sue orme, donaci, Signore, di essere audaci e fantasiosi. Fa che non abbiamo paura di cogliere tutti gli strumenti a nostra disposizione per trasmettere il tuo amore e diffondere il Vangelo. Il mondo digitale, a seconda dell'uso che ne facciamo, può essere uno spazio di solitudine e manipolazione, ma può anche servire al bene e rivelare la bellezza come ha fatto Carlo. Signore, fa di noi strumenti di quella bellezza che vuoi comunicare al mondo. Fa che siamo attenti a mettere in evidenza ciò che c'è di buono nell'uomo. L'epidemia di coronavirus che ha colpito il mondo ha costretto molti abitanti del pianeta a rimanere confinati nelle loro case. È in questo contesto che Internet e i social network mostrarono il loro incredibile potere di alimentare la comunione e mantenere la solidarietà. Signore, fa che possiamo continuare su questa strada, sapendo discernere i segni dei tempi, rafforzare i nostri legami fraterni, continuare a tessere questa rete di preghiera che abbiamo iniziato. E che tutti noi, insieme, ovunque ci troviamo, possiamo essere quel monastero invisibile dove tu vuoi essere presente. E sono destinato a morire.